Tutto bene, eh? Bravi, sono contento. Tutto bene. Veramente va tutto male, mi dispiace per lei. Per me? Ma già. E che colpa c'è, scusi? Beh, vabbè, la colpa non sarà mica nostra, no? Ma abbia pazienza, maresciallo. Io ho un consulente fiscale. Dargli col consulente. Questo mi fa pensare, mi scusi, eh? All'epoca della buonanima... Ah! Cosa ha detto? Mi ha toccato sul debole. L'epoca della buonanima. Quelle sì che erano tempi, caro maresciallo. E non tornano più, eh? Ah, no, non tornano più. Quali tempi, scusa? Come quali tempi? Quei tempi lì... Adesso siamo, ma dico, siamo uomini, siamo bambini, abbiamo... Ah, guardi... I tempi che... Italiani! Vuole spiegarsi meglio, per cortesia. E come non mi sono spiegato? No, lei non ha afferrato... Maresciallo, maresciallo... Guardi lei... Ho afferrato... Lei non ha afferrato... Vabbè, non si può muovere, su, lo so... Ok, un po' di congiuntivite... Nostalgico, nostalgico... Ma la chiamo congiuntivite per tergi e per sale... Lei non ha capito... Ho capito benissimo... Io la penso come lei... E anche Bardi, se non mi sbaglio... A noi! Bardone! Come la pensa lei? Come la pensa lei? Ma io non la penso come lei. E come la penso? No, io se... Allora, cambiate idea. Dai, se mi fa finire, io dicevo, all'epoca della buonanima di mia nonna. Ah, ma allora lei è anti, ma no, io non come sono, me. Ma no. Io sono anti. Lei prima non ha detto che era anti. Ecco, ha detto che era pro. Ho detto pro. Già. Ma sarà scappato un pro, ma io sono anti, mi guardi bene. Marescio, dico, stiamo qui a sottilizzare le parole. Ma sarà scappato, non me ne sono accorto, abbia pazienza. E poi che diavolo, siamo tutti italiani. Sì, siamo italiani. Siamo italiani. Abbiamo fatto la guerra. Maresciallo mio. Tuppa tuppa maresciallo.